Oh Ciro, finalmente è giunto il momento di assaggiare i vini del Vesuvio, di assaggiare il Lacrima Christi. E cosa puoi raccontarmi di questa bella denominazione? Sì, Stefano, il Lacrima Christi è una delle denominazioni più importanti che noi abbiamo sul nostro territorio. Come ben sai, il Lacrima Christi non è un'uva, ma è bensì un uvaggio, dove abbiamo tra le tre categorie, che sono quella la bianca, il rosato e il rosso, sono quei tre che noi assaggiamo oggi. Certo. Io direi partiamo dai bianchi. Dove come bianco l'uva che lo caratterizza è il caprettone, dove il disciplinare prevede che abbiamo un 80% di caprettone, che è un vitigno bacca bianca che noi troviamo esclusivamente sul nostro territorio, e abbiamo la possibilità di aggiungere un 20% quei vitigni minori che noi troviamo sul nostro territorio, che tu ben sai, come hai visto in questa passeggiata, ce ne sono tanti, anche perché viviamo su un territorio dove il 90% oggi delle vigne sono tutte pre-fillossera a piede franco. Ma allora, direi che è un calice che già a livello olfattivo e gustativo racconta i tratti peculiari, secondo me, di quello che è il Vesuvio, di quello che è il suo suolo, di quella che è la sua mineralità che si trasmette in questa salivazione chiaramente percepibile a palato e in questi sentori che spaziano dalla macchia mediterranea, un frutto comunque croccante e turgido, a questo slancio di sorso molto piacevole che invita a berlo e riberlo. Sì, ha inquadrato perfettamente il vino, perché la forza dei nostri vini è questa forza minerale, sapida, questa grande salivazione che porta al gusto, che richiama proprio quello che è il terroir, il territorio su cui noi coltiviamo le nostre uve. E per quanto concerne invece il rosato, Ciro, cosa puoi dirmi? Sì, noi qui adesso assaggiamo, rimaniamo sempre sul Lacrima Christi, dove la base è Lacrima Christi rosato naturalmente, dove la base in questo caso è il Piedirosso, che è uno dei vitigni che noi, è vero che troviamo un po' su tutta la regione, ma si caratterizza molto per il territorio su cui poi viene coltivato. E quindi qui, per le caratteristiche di leggiadria e di grande mineralità che il Piedirosso prende dal territorio vulcanico, escono fuori dei rosati che sono bellissimi, dove vedi i colori sono molto eleganti, trovi anche qui al gusto una grande mineralità, una grande sapidità, una grande eleganza. Cioè, un rosato fatto da uva rossa dove ha le caratteristiche di un'uva bianca per la sua grande forza vulcanica e minerale. Ma allora sulla parte cromatica sono pienamente d'accordo con te, perché ha questa veste che indossa molto elegante, molto bella. E la parte gustativa racconta questa bella dicotomia tra il mare, se vogliamo, tra questa parte salina, si salsedine, e appunto la parte salina e minerale invece del Vesuvio, fondamentalmente, di un rosato comunque di grande eleganza, sempre comunque slanciato e molto espressivo. Quindi le vigne che si trovano nell'entroterra non hanno un'esposizione diretta sul mare, ma comunque attraverso la Valle dell'Inferno, dove noi abbiamo fatto ieri la passeggiata, arrivano questi venti dal mare che vanno a influenzare la produzione delle uve e quindi poi dei vini. Ma Ciro, oltre il Lacrima Christi, poi cosa viene fatto sul Vesuvio sempre a livello di vini? Sì, noi adesso abbiamo assaggiato il Lacrima Christi, ma tieni presente che tutte le uve di base che noi utilizziamo per la produzione del Lacrima Christi, il disciplinare ci dà la possibilità di produrre impurezze. Quindi abbiamo, per quanto riguarda i vini bianchi, abbiamo il caprettone, come abbiamo detto, e quindi è possibile fare il Vesuvio caprettone in purezza, di cui c'è anche la possibilità di arrivare fino alla spumantizzazione. Mentre per i rossi, dove come per il rosato hai visto, abbiamo di base abbiamo il Piedirosso, dopo assaggeremo il Lacrima Christi rosso, di base abbiamo l'uva a Piedirosso, dove è possibile fare un Vesuvio Piedirosso. La cosa bella è che poi tu vedrai alla fine della nostra degustazione che troverai un filo conduttore tra tutti i vini bianchi, rossi, rosati, che siano in blend o che siano in monovitigno, che è questa forza vulcanica, questa bellissima mineralità, freschezza, che ti richiama in continuazione la bevuta, diciamo in ogni sorso, per chi già ha calpestato le terre del Vesuvio, gli si ricorda quelli che sono i profumi delle passeggiate all'interno dei sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio. Quindi una sorta di visione sia di insieme sia di precisione su quello che è il monovitigno, collegato però sempre da questo trait d'union di salinità e mineralità. Sì, perché diciamo che oggi tutte le aziende che girano intorno al Vesuvio si sono concentrate molto nel cercare di esaltare quella che è la capacità vulcanica del nostro territorio. Tutte le aziende oggi si sono organizzate nell'accogliere gli enoappassionati all'interno delle proprie strutture, cercando di fare degustazioni dei vini che loro producono, abbinando poi quelli che sono i prodotti del nostro territorio. In particolare noi abbiamo un prodotto che troviamo esclusivamente sul Vesuvio, che è il pomodorino del Piennolo del Vesuvio,
che è un pomodoro che qui viene chiamato l'oro rosso proprio perché si può produrre solo qui e ha delle caratteristiche organolettiche, gustative e olfattive inimitabili, non troviamo in altri, Chiaro. Non troviamo in altri pomodori. Quindi una visione, diciamo, a 360 gradi che va a riflettersi sia sulla viticoltura, sia sull'agricoltura, sui prodotti locali e sul turismo, sulle strutture ricettive fondamentalmente. Possiamo parlare veramente di enoturismo in questo caso? Sì, il futuro del nostro territorio è sicuramente l'enoturismo, l'incoming, ma non solo attraverso quello che è il comparto vitivinicolo, nell'insieme. Noi siamo oggi sul territorio, siamo una squadra, c'è tutto quello che è il comparto agricolo che cerca di riprendere e valorizzare quello che è l'intero comparto di produzione agricola sul nostro territorio e anche grazie all'aiuto del Parco Nazionale che sta riorganizzando tutti i sentieri, come hai visto con le passeggiate che ci siamo fatti. Per quello che ho vissuto è una cosa che traspare assolutamente, è una cosa molto bella e sarebbe davvero bello che tanti potessero accorgersi, venire a visitarvi e vivere quello che ho vissuto anch'io in questi 2 giorni. Sì, noi li aspettiamo, guarda, vediamo che è un trend che è in continua crescita di persone che vengono qui a visitarci. Guarda, noi abbiamo parlato dei vini, abbiamo parlato del pomodoro, ma in particolare c'è anche un'altra produzione che sul territorio sta prendendo piede, che è quella dell'olio di oliva. Anche qui, diciamo, il suolo vulcanico va a caratterizzare questa produzione dell'olio rendendolo molto molto elegante con un bouquet aromatico bello, intenso e molto variegato. Ti dico che è veramente un'esperienza, infatti tra un po' assaggeremo un po' di pane e olio e ci porteranno sicuramente questo spaghetto con il pomodoro del Piemonte. Ah, non vedo l'ora, c'è anche un po' di languorino, quindi direi che è giunta anche l'ora per ciò. Grazie. Senti che profumo, Stefano. Mamma mia, che spettacolo. Sono di un colore bellissimo, il profumo è inebriato, un po' come i nostri vini. E a proposito, come vengono fatti i rossi Lacrima Christi? Lacrima Christi, noi di base abbiamo sempre il Pieti Rosso. Abbiamo la possibilità di base, abbiamo l'80% del Pieti Rosso e abbiamo sempre la possibilità del 20% dove ogni azienda può tranquillamente utilizzare quelli che sono i vini a bacca rossa minori che hanno all'interno del proprio territorio. E trovo un calice molto bello, molto espressivo, davvero di grande eleganza, dove il tannino è molto integrato, dove il calice è più giocato su queste sensazioni sempre saline che quasi si intercalano, quasi danzare con la parte acida, slanciata poi dal frutto, dalla grandissima beva, ma comunque che non nasconde la sua profondità. E credo possa starci bene davvero con questo piatto di pasta, tra l'altro. Sì, guarda, sicuramente, perché guarda, se tu guardi anche il colore del nostro rosso, guarda come riflette la luce, vedi? I colori sono leggiadri, hanno una grande eleganza. Vediamo il pomodoro invece, cosa ci racconta. Io direi un abbinamento più che armonico, sia a livello cromatico anche, ma dove il vino non va a coprire il piatto, dove il piatto invece accompagna un pochettino anche quelli che sono un po' i sentori del vino, fondamentalmente. Quindi ci sta molto bene e ha una bella persistenza in entrambi i casi. Sì, vedi, i nostri vini non si basano sulla struttura, sulla parte alcolica, sulla tannicità, se parliamo dei rossi. Infatti io su questo piatto di spaghetti ci metterei anche tranquillamente il Lacrima Christi rosato, proprio perché la forza dei nostri vini è questa parte minerale, quindi portano la salivazione, no? La grassezza dell'olio che noi abbiamo all'interno del piatto, la succulenza del pomodoro, tranquillamente con la salivazione che inducono i vini riesce a sgrassarsi. E poi vedrai che anche il bianco sicuramente ci riesce, ma sicuramente trova il suo migliore abbinamento sul pane e olio, l'olio sempre naturalmente prodotto sul nostro territorio. Che la morte è sua, diciamo. E davanti a questo piatto splendido di pasta, Ciro, voglio ringraziarti per davvero l'accoglienza splendida, per avermi fatto conoscere questo luogo meraviglioso, avermi fatto conoscere i Vesuvi, i suoi vini, e vorrò tornarci con ancora più piacere, magari con qualche amico anche, e vorrei fare un brindisi per la tua accoglienza, davvero, grazie mille. Grazie a te per essere venuto a trovarmi, ti aspettavo, era da tempo che ti avevo invitato. Al Vesuvio.